Ciao a tutti! Oggi finalmente farò il Bookshelf Tour, tanto richiesto e atteso. Vi mostrerò quindi tre scaffali della mia libreria in cui posseggo libri, fumetti, graphic novel, manga. C'è un po' di tutto in realtà, ma non è purtroppo tutta la mia libreria e non sono tutti i libri che posseggo, almeno qua in camera mia, perché per motivi di tempo ho dovuto fare una selezione, quindi vi mostrerò i tre principali scaffali e nell'anno nuovo girerò un nuovo video in cui vi mostrerò i restanti libri e fumetti che posseggo almeno qua in camera mia, perché se vi dovessi far vedere tutti i libri e fumetti che posseggo in casa, verrebbe veramente un macello. Comunque, spero che questo video vi piaccia, vi possa essere utile o possa essere in un qualche modo interessante. Ho cercato di focalizzarmi di più sui libri nuovi che sono entrati nella mia libreria rispetto al precedente Bookshelf Tour che vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione. In quel video vi mostravo singolarmente ogni fumetto, ogni libro, quindi se alcune cose le salterò o le passerò velocemente è per questo motivo. Ho fatto poi la recensione di diversi libri e fumetti che vi mostro in questo video. Non sono stata però a citarli tutte le volte perché sennò veramente veniva una cosa molto pesante e noiosa. Quindi vi lascio qua sotto in descrizione tutta la lista di tutti i libri e fumetti che citerò in questo video e le relative recensioni nel caso foste appunto curiosi. Direi quindi di lasciarvi al video della libreria. In pratica oggi vi mostrerò questi tre scaffali della mia libreria, uno dedicato completamente ai fumetti e gli altri due invece ai libri. In questo primo cubo ci sono varie raccolte di fumetti. Queste qui davanti erano, se non sbaglio, con la Repubblica un po' di anni fa e ci sono tipo Zio Paperone, Snoopy, Eva Kant e c'è una raccolta diversa anche dietro, ma ve li avevo mostrati tutti nel precedente Bookshelf Tour. Qui invece ho le raccolte di Adventure Time della Panini. E poi ho un volume che è uscito recentemente con la Gazzetta dello Sport di Snoopy, con una raccolta di strisce tutte dedicate allo sport. E queste specie di figure le davano con l'Happy Meal un po' di tempo fa. Sono comunque tutti a tema Adventure Time e anche lassù in cima ho conservato gli Happy Meal. Qui cominciano ad esserci già un po' di graphic novel. Alcune le ho comprate io, altre mi sono state inviate dalle case editrici. Di molte trovate la recensione sul canale o sul blog, quindi eventualmente vi lascio tutto in descrizione. Direi di partire con questa graphic novel di Elena Triolo, ovvero Il Lago dei Cigni, che mi ha inviato l'autrice e me l'ha anche dedicato. È uscita recentemente anche una sua nuova graphic novel sul make-up che mi incuriosisce tanto. Poi c'è Escapo di Paul Pope, o Escapo, non mi ricordo mai come si pronunci, Il suono del mondo a memoria, anche questo dedicato perché sono stata all'incontro a Bologna con l'autore. Poi abbiamo Astrogamma e Golem di LRNZ, che è uno dei miei autori preferiti. Questa copertina in particolare mi piace tanto. Adesso non so quanto si vedrà, però ci sono gli insetti che si muovono, veramente molto bella. Tobico di Maurizio Rubino, Abibi e Blankets di Craig Thompson. Questi sono dei mattoni editi da Rizzoli e anche qua sono riuscita a farmi dedicare il fumetto, ho incontrato l'autore a Rimini, è stato veramente bellissimo. Ho fatto un articolo sulla mia esperienza perché sono stata veramente molto molto bene. Sempre della Bao, da quassù La terra è bellissima di Toni Bruno, Dimentica il mio nome di Zero Calcare, che devo ancora leggere. Freezer di Veronica Veci Carratello, un fumetto veramente molto carino, soprattutto per questo micetto. Poi abbiamo, finisco magari con i fumetti Bao, Zero Calcare, Ogni maledetto lunedì su 2 e Nimona che però io ho nella versione inglese e anche questo è dedicato. Posso fare? Eccola. E invece della BD ho In Real Life, in italiano ovviamente, fumetto molto carino. Qua purtroppo non ci arriva più il cavalletto, quindi dovrete sorbirvi un'immagine un tantino mossa perché sono io a reggere la telecamera. Qui
Comunque, direi di partire con quelli là in fondo che vi avevo mostrato nel precedente Bookshelf Tour, che sono tutti i fumetti di Asterix, mentre qui davanti abbiamo un manga bellissimo che è uno dei miei preferiti ed è Monster di Naoki Urasawa. Veramente favoloso. Se state cercando un manga bello, un seinen, consigliatissimo, dovete assolutamente leggerlo. Qua abbiamo un'altra serie che è in corso per la BAO, che è Saga, una serie fantascientifica bellissima. Ho paura di far cadere Rocket Raccoon. Comunque questo è il primo volume. Veramente molto molto bella, mi ricorda un po' Star Wars. E a proposito di Star Wars, qua ci sono i primi 4-5 spillati. Però non ho intenzione di continuare la serie così perché ho già troppe cose da seguire. E sì, lassù c'è Rocket Raccoon che ci osserva. Questo ultimo cubo dedicato ai fumetti era originariamente dedicato esclusivamente ai Guardiani della Galassia. Ho dovuto però riorganizzare tutto perché sono aumentati i fumetti e non sapevo più dove metterli. Comunque, qui abbiamo due raccolte dei Guardiani della Galassia della Panini, che non credo siano ancora disponibili, che racchiudono i primi fumetti dei Guardiani della Galassia. Dopodiché abbiamo la serie dedicata a Rocket Raccoon e Star-Lord. Io ho sempre preso quelli con la copertina dedicata a Rocket Raccoon perché è il mio personaggio preferito. E qua poi abbiamo gli spillati, a parte una raccolta, dei Guardiani della Galassia, la nuova serie che hanno fatto dopo il film. E io li ho fino al numero 33, adesso devo vedere se continuarla o meno perché lo spazio è quello che è e i soldi sono quello che sono. Proseguendo ci sono La profezia dell'armadillo di Zero Calcare, il primo fumetto che ho letto di quest'autore che mi è piaciuto veramente tantissimo. I primi tre volumi di Lumberjanes, sempre di Noel Stevenson, i tre usciti per ora diciamo per BAO. Aqualung, che è una nuova serie che devo ancora leggere, però mi incuriosisce veramente tanto, ed è di Jacopo Pagliaga e French Carlo Magno. Poi è uscito molto recentemente Le cose così della Badessa, edito per Shockdom. Penso che abbiate visto magari qualche vignetta sua su Facebook, è veramente un fumetto molto carino, le pagine completamente gialle, fighissimo. E infine 18,3 di Stefano Simeone. Questo ve l'ho mostrato e ve ne ho parlato recentemente in un video. Direi che questo spazio non ha bisogno di tante presentazioni, è chiaramente tutto dedicato al Trono di Spade di George Martin. Ancora non ho avuto modo di leggere i libri, ma penso che quest'inverno comincerò perché la serie TV mi piace veramente tanto. Proseguendo abbiamo altri libri fantasy, come Il Cavaliere dei Sette Regni di George Martin e la serie delle Cronache Lunari di Marissa Meyer. I primi due sono in italiano, nell'edizione Mondadori, mentre questi altri due, che non sono in ordine, diciamo, cronologico di, di storia, li ho solo posizionati in base all'altezza, sono in inglese. Il terzo volume della serie è Cress, che ho già letto, mentre il quarto volume è Winter, in questa edizione veramente bellissima, che mi ha regalato la mia amica Vanessa. E lo devo ancora leggere, è immenso, cioè le pagine sottilissime, sono tipo 800 pagine, quindi quando avrò un po' di tempo lo leggerò. Poi abbiamo Player One di Ernest Klein, che non so se possa essere definito fantasy, comunque l'ho messo qua perché ci sono tutti i libricini piccoli. E è un libro nerd, veramente molto molto carino, non so se sia ancora disponibile questa versione cartacea perché avevo visto un po' di tempo fa che era andata esaurita, ma vabbè. E qui ho il cofanetto invece di Mistborne in inglese. È girato così perché ho prestato il primo volume al mio moroso e me l'ha girato completamente, se no sarebbe così. Il primo libro è L'ultimo impero, poi c'è Il pozzo dell'ascensione e Il campione delle ere. A me personalmente piace molto questa edizione. Qui invece abbiamo alcuni distopici e un paio di fantasy, c'è tutta la serie di Divergent di Veronica Roth e Hunger Games di Susan Collins, c'è poi la mia collana e il mio bracciale a tema Hunger Games, ma irrilevante. Il Trono di Ghiaccio di Sarah J. Maas lo devo ancora leggere, Beauty and the Cyborg invece un distopico bellissimo che si rifà alla storia della Bella e la Bestia. È un'autrice italiana, io ve lo straconsiglio, è veramente molto molto bello. E infine La storia infinita, penso che questo lo conosciate bene o male tutti.
Là dietro invece c'è la serie di Aragorn, adesso non sto a tirarvela fuori, comunque composta da Aragorn, Eldest, Brisingr, che devo ancora finire di leggere, e Inheritance. Continuando con i libri fantasy, abbiamo Six of Crows di Leigh Bardugo, ambientato nello stesso mondo della sua trilogia Grisha, di cui hanno tradotto solo il primo libro in italiano, ovvero Tenebre e Ghiaccio. È un peccato che abbiano interrotto questa serie perché mi è piaciuto veramente tantissimo il primo volume, però vabbè, ho preso poi il secondo e il terzo in inglese. Abbiamo poi i tre volumi della saga di Sally Green, ovvero Half-Bed, Half-Wild e Half-Lost, appena usciti in italiano con una copertina bellissima. Graceling e Fire di Christine Cashore, sono delle companion novel, sempre fantasy. Il primo mi era piaciuto molto, anche se non sopporto la protagonista, però come idea, ambientazione, personaggi, veramente molto bello e originale. E Fire lo devo ancora leggere, così come devo ancora leggere La Chimera di Praga di Lainey Taylor, con la nuova versione, diciamo, della Lane della Fazzi. Qua dietro ci sono poi un po' di libri a caso, i primi tre sono di Jules Verne, ci sono Michele Strogoff, Il giro del mondo in 80 giorni e Viaggio al centro della Terra, c'è poi L'angelo caduto di Suzanne Lee, che non si vede bene, ma è questo qua. La biografia di Gordon Ramsay, un libro sulla fotografia. Il miniaturista di Jesse Barton, è uscito un nuovo libro suo che sono molto curiosa di leggere, in inglese però non in italiano. Dracula di Bram Stoker, Steelheart di Brandon Sanderson che non mi è piaciuto e infatti sto cercando di dar via, ma sembra che nessuno lo voglia. E infine Il trono del drago di Ted Williams. Questo l'avevo comprato veramente tantissimo tempo fa perché ne avevo sentito parlare benissimo da Christopher Paolini, ovvero l'autore di Eragon. Mi sembra che questo libro abbia ispirato poi la serie del Trono di Spade, però non lo so, mi spaventa un po' e ancora non ho avuto il coraggio di leggerlo. Questo cubo è uno dei più irraggiungibili della mia libreria, non riesco ad avvicinarmi neanche tantissimo, però è anche uno dei miei preferiti ed è, penso si possa capire, dedicato ad Agatha Christie e quindi ai romanzi gialli, per questo poi ho messo tutti Gudetama e una banana perché è tutto giallo, a parte alcuni libri che ho preso recentemente di questa autrice. Ve li avevo già mostrati nel precedente Bookshelf Tour, quindi magari vi cito gli ultimi arrivati, che sono Macabro Quiz, letto, veramente molto interessante, però non è uno dei miei preferiti. Ho poi due libri in lingua presi, utilizzati, che sono The Murder at the Vicarage, di cui vi ho parlato recentemente, e The Moving Finger, mi sembra. Questi non sono dedicati a Poirot come praticamente tutti gli altri, ma a Miss Marple. E sono molto curiosa di conoscere dai libri anche questa simpatica vecchietta, perché dai film, serie TV mi piace veramente tanto. Poi sempre usato avevo preso Il Natale di Poirot, che è uno dei miei preferiti, e poi infine c'è Dieci piccoli indiani, penso sia uno dei suoi più famosi. Questo cubo era nato in realtà come posto dedicato ai libri di autori giapponesi. Il problema è che si sono accumulati poi tanti libri in librerie, quindi ho dovuto aggiungerci delle cose che non c'entrano nulla. Direi quindi di partire dai romanzi che sono dietro. Come vi anticipavo, questi sono tutti libri di autori giapponesi. La maggior parte sono di Banana Yoshimoto, però c'è anche qualcun altro, come ad esempio Hiraide Takahashi, che ha scritto Il gatto venuto dal cielo. Adesso non si vede tantissimo. Comunque questo è un romanzo breve, molto carino, anche se mi aspettavo qualcosa di più, e l'ho letto principalmente perché si parla di una gatta di nome Chibi, quindi se mi conoscete un minimo intuirete il motivo per cui l'ho letto. Di Banana Yoshimoto, come vi anticipavo, ho H & H, Delfini, Il lago, Moshi Moshi, High and Dry Primo Amore, Presagio Triste, Kitchen, La piccola ombra, Andromeda Heights, Tsugumi, Il coperchio del mare, Sly, Sono profondo, L'abito di piume, NP e Lucertola.
Di questi, i miei preferiti sono assolutamente Kitchen, che è il primo che ha scritto ed è quello che vi consiglio per approcciarvi a questa autrice, perché finora è appunto il mio preferito e penso rispecchi appieno il suo stile e le tematiche che affronta in diversi altri suoi libri, come ad esempio Presagio Triste, un altro suo che mi è piaciuto veramente molto, o ad esempio Il Lago. Anche questo è stato pubblicato recentemente qua in Italia, veramente molto belli. Continuando, abbiamo Quando cadrà la pioggia, Tornerò di Takuchi Chikawa, un romanzo bellissimo, veramente molto intenso, molto commovente, favoloso, io ve lo consiglio caldamente. Poi abbiamo Norwegian Wood di Murakami e L'elefante scomparso, che devo ancora leggere. In realtà ho letto un paio di racconti da L'elefante scomparso, ma nulla di che. E infine Io sono un gatto di Natsume Soseki. Davanti invece abbiamo La strana biblioteca di Murakami, che è illustrata da LRNZ, adoro le sue illustrazioni. Di Banana Yoshimoto, Il corpo sa tutto, Ricordi di un vicolo cieco, Amrita, che devo ancora leggere. Anche questi li devo ancora leggere, sono L'arte di correre, Tutti i figli di Dio danzano di Murakami, Sono tornata amore di Takuchi Chikawa e La casa delle belle addormentate di Kawabata. Questa invece è un'enciclopedia che leggo, diciamo, quando sono ispirata sui mostri giapponesi. In genere parto da una lettera e leggo tutti i mostri che ci sono sotto quella lettera. È veramente molto bello e interessante se vi piace questo genere di cose. E qui iniziano un po' i libri contemporanei barra quelli che non sapevo dove mettere, come ad esempio Cloud Spotting, una guida per i contemplatori di nuvole, che come vi ricorderete avevo comprato per mio babbo, ma ovviamente non ha tempo di leggerlo. The Last Boy and Girl in the World, che devo ancora leggere, e l'avevo trovato a un prezzo stracciatissimo su Amazon, non so per quale motivo. Feed, che mi ha regalato Erika, so solo che è un distopico, probabilmente fantascientifico. Non vedo l'ora di leggerlo, ma aspetto che inizi anche lei e Alessia a leggerlo, in modo da poterlo leggere tutte e tre insieme. Holding Up the Universe di Jennifer Niven, adoro questa autrice. Devo ancora leggerlo, è uscito recentemente questo libro. Comunque parla di una ragazza che è stata definita come la teenager più grassa d'America e di un ragazzo che ha un problema neurologico per cui non riesce a riconoscere le persone dal viso. Deve essere veramente molto interessante. Poi abbiamo La vita segreta delle api e La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, presi entrambi da libraccio, ma a parte le pagine ingiallite sembrano completamente nuovi. Continuando con i libri contemporanei, abbiamo Sharon M. Draper con Melody, un'autrice che ho avuto occasione di incontrare al festival Mare di Libri, che mi ha dedicato appunto il romanzo, e è un libro veramente molto bello sulla disabilità, molto profondo ed emozionante, io ve lo consiglio veramente molto. Poi c'è Danza sulla mia tomba di Eden Chambers, un libro che mi ha regalato Erika ma che non mi è piaciuto, mi sono bloccata a metà, in realtà non l'ho terminato, però non credo di proseguirlo perché non mi stava piacendo. Diario di un cinico gatto di Daniele Palmieri, questo è un romanzo che dovete assolutamente avere se vi piacciono i gatti, Daniele ha disegnato anche i miei 5 gatti qua, quindi è stato molto carino. E poi è uscito abbastanza recentemente anche il seguito, ovvero Il viaggio di un cinico gatto. Proseguendo, La distanza tra me e te di Lucrezia Scali, Confess di Colleen Hoover, tradotto in italiano con Le confessioni del cuore. Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'universo, credo sia così in italiano, io ho la mia copia in ungherese, non vedo l'ora di leggerlo perché voglio leggere più in ungherese e continuare ad allenarmi con la lingua. All the Bright Places, ovvero Raccontami di un giorno perfetto di Jennifer Niven, un romanzo di cui bene o male avrete sentito parlare ovunque. Io ho incontrato Jennifer Niven a Mare di Libri ed è una donna meravigliosa, io la adoro tanto. Simon and the Homo Sapiens Agenda, anche questo è in ungherese, però è uscito recentemente anche in italiano.
Non mi ricordo con quale titolo, comunque ve lo scriverò in descrizione nel caso fosse curiosi. Fangirl di Rainbow Rowell, che dovrebbe essere uscito anche in italiano, quindi se siete curiosi ve lo lascio linkato in descrizione. Carry On, sempre di Rainbow Rowell, 7 minuti dopo la mezzanotte di Patrick Ness, illustrato da Jim Kay, che ha illustrato anche Harry Potter, infatti mi piace molto come illustratore. Questa storia è molto bella, molto intensa, però non è riuscita a toccarmi ed emozionarmi tanto quanto mi aspettavo. Ne avevo sentito parlare talmente bene che forse mi ero fatta troppe aspettative riguardo questo libro. Novella degli scacchi, in questa edizione un po' poraccina, però sono molto curiosa di leggerla perché ne ha parlato molto bene Valeria, ovvero Read Vlog Repeat. Sempre di Rainbow Rowell, Kindred Spirits, un racconto veramente breve ma molto carino, se vi piace Star Wars poi ve lo consiglio caldamente. E infine una piccola raccolta di poesie di Daniele Palmieri, ovvero La panchina e altre poesie d'amore. Qua dietro ci sono altri contemporanei, alcuni che mi sono piaciuti molto, altri così così, alcuni ancora li devo leggere, quindi li passerò in rassegna abbastanza velocemente. C'è Girl Online di Zoella, Il primo bacio a Parigi di Stephanie Perkins, L'amore arriva sempre al momento sbagliato di Brittany Cherry, Io prima di te di Jojo Moyes, penso che non ci sia nulla da dire, è un romanzo veramente molto molto bello e intenso, Ho cercato il tuo nome, La scelta, I passi dell'amore, Le pagine della nostra vita di Nicola Sparks. Ho avuto un periodo della mia vita in cui ero fissata con Nicola Sparks, però l'unico romanzo che mi ha veramente colpita e mi è rimasto nel cuore è Le pagine della nostra vita. L'avevo anche prestato al mio amoroso, ma se l'è tenuto 4 anni senza mai terminarlo. E vabbè. Questo in realtà non so perché qua, comunque è Winnie the Pooh, una copia ciancigata perché ce l'ho da quando ero piccolissima ed è in ungherese, ovvero Mizi Mozko. Poi proseguendo abbiamo Il libro dell'estate di Tove Jansson, Gli effetti speciali dell'amore di Angela Jezzi, La storia d'amore più bella del mondo di Massimo Incerpi e Marina di Carlos Ruiz Zafón, che devo ancora leggere in realtà, non penso si veda da qua, ma comunque è questo qui e sì, mi sono anche dimenticata di togliergli sto bollino orribile. E infine siamo arrivati all'ultimo cubo che vi mostrerò oggi della mia libreria. Mamma mia, che fatica a girare sto video. Comunque, il primo libro che abbiamo qua è Nevernight di J. Christophe, che ho nell'edizione americana autografata. È un libro fantasy che mi sta piacendo tanto, però l'ho dovuto momentaneamente interrompere perché ha un livello di inglese ancora troppo difficile per me. Sto facendo veramente molta ma molta fatica. E infatti ve lo consiglio solo se avete un livello eccezionale di inglese perché è veramente molto molto complesso. Poi abbiamo Il ritmatista di Brandon Sanderson, uno degli ultimi pubblicati qua in Italia di questo autore per Fanucci. Sabataier, Il dominio del fuoco, un libro che mi è stato regalato e che devo ancora leggere. E infine Il lumine di Amy Kaufman e J. Christophe. Sì, lo stesso Christophe di questo libro qua. Al momento, quando uscirà questo video, dovrebbe essere uscito anche il seguito, ovvero Gemina, e la traduzione italiana, quindi se avevate paura di leggere questo libro in inglese, tranquilli, è uscito in italiano. Non so com'è la versione italiana, l'edizione italiana, perché appunto, mentre sto registrando ancora, non è uscito. Spero che sia, però identico a questo, nel senso che Illumina è un racconto fantascientifico strutturato come un dossier, ovvero una raccolta di file, pagine web, chat, interrogatori, registrazioni audio e video trascritte, quindi come potete vedere ci sono tanti elementi grafici, è proprio una raccolta di documenti, un formato veramente fantastico, anche molto artistico. E a parte la struttura particolare di questo libro, anche la storia in sé è veramente bellissima, mi è piaciuta veramente tanto ed è uno dei miei libri preferiti. Dietro invece ho Shadowhunters di Cassandra Clare, tutta in brossura in italiano, ho letto però solo la prima trilogia, quindi mi chiedete continuamente che cosa penso di tutti gli altri libri, non lo so, li devo ancora leggere, ho letto soltanto i primi tre. Poi c'è L'uomo di Marte di Andy Weir, che devo ancora leggere, non ho ancora trovato tempo. E infine questa edizione Penguin, bellissima, di Alice nel Paese delle Meraviglie.
Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, che titoli mi consigliate, che cosa ne pensate dei vari libri fumati che ho mostrato. Insomma, sono molto curiosa. Vi ricordo poi che in descrizione trovate la lista completa di tutti i titoli citati e le relative recensioni nel caso foste curiosi. Spero di nuovo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!